Ciao a tutti, in questo video tratteremo esercizi di riepilogo contenenti espressioni con somme e prodotti di monomi. Quindi, avendo fatto bene la parte e imparato bene, credo e capito bene da parte vostra, la parte riguardante le addizioni, le sottrazioni di monomi e moltiplicazione fra monomi, cominciamo col fare qualche esercizio su espressioni contenenti somme, addizioni, sottrazioni e somme algebriche e prodotti e moltiplicazioni fra monomi. Cominciamo da questa, per chi stesse frequentando il liceo e avesse un libro di nome Algebra Blu e Ido Zanichelli e di autori Bergamini, Trifone e Barozzi, sappiate che traggo gli esercizi di questo video unicamente da questo libro. E gli esercizi di questo video si trovano a pagina 330/331 e farò praticamente, non so se riesco a farli tutti, ma li farò, ne farò la maggior parte. Cominciamo da questo primo, che è il numero 129, lo vado a leggere, a quadro x che moltiplica aperta la tonda, un mezzo x chiusa la tonda, più aperta la tonda, un mezzo ax chiusa la tonda, che moltiplica 2 terzi a chiusa la tonda, meno 2 terzi a quadro x quadro. Come si fanno queste espressioni? Allora, si fanno applicando come si faceva nei numeri, nelle espressioni che facevamo alle medie. Dando priorità, ovvero andando nell'ordine, risolvendo le potenze che ancora non abbiamo fatto, quindi non ci sono, moltiplicazioni e divisioni che non abbiamo fatto, quindi moltiplicazioni e basta, e poi a scendere nell'ordine addizioni e sottrazioni, quindi somme algebriche insieme. Quindi, prima di tutto dovrò fare questo prodotto, più questo prodotto meno, questo è già un prodotto, è già un monomio di quarto grado con coefficiente pari a 2 terzi. Quindi andiamo a fare 1 per un mezzo e un mezzo. Ricordo che il prodotto fra monomi, l'abbiamo visto nel video precedente, si fa moltiplicando i coefficienti di tutti i rispettivi monomi e la parte letterale avrà le lettere che ci sono moltiplicate fra loro e con gli esponenti che si sommano delle lettere uguali. Quindi qua abbiamo che un mezzo per 1 è un mezzo, a quadro e a quadro rimane, x per x è un x alla 1 più 1, quindi ovviamente esponente 2 anche questo qua. Poi abbiamo un mezzo per 2 terzi, allora 2 e 2 semplificano. Un terzo viene fuori, probabilmente a questo punto possiamo saltare qualche passaggio. Ax per a, a per a è un a alla 1 più 1, quindi a quadro, x c'è solamente x, meno 2 terzi di a quadro x al quadrato. Come vedete, a questo punto torniamo ai video vecchi precedenti, perché dobbiamo fare una somma algebrica fra tre monomi, di cui però, attenzione, faccio notare, solo due sono fra di loro simili, perché quello di mezzo non è simile al primo e al terzo. Quindi possiamo fare un mezzo, vedete, meno 2 terzi, che sono il primo e il terzo coefficiente dei due monomi del primo e del terzo, avente parte letterale pari a quadro x quadro, per appunto a quadro x quadro, più un terzo a quadro x che non c'entra niente con gli altri due monomi, il primo e il terzo. Quindi questo un terzo a quadro x rimarrà un terzo a quadro x. Qui basta fare un bel minimo comune multiplo che fra 2 e 3 è certamente 6, diviso 2, 3 per 1, 3, meno 6 diviso 3, 2 per 2, 4. Tutto che moltiplica a quadro x al quadrato più un terzo sempre a quadro x e conseguentemente abbiamo che 3 meno 4 fa meno 1, abbiamo che il risultato facile di questa espressione semplificata è meno un sesto a quadro x quadro che si somma a un altro monomio, questa volta questo è di quarto, questo invece a quadro x è di terzo, un terzo a quadro x, eccolo qui. Questo è il nostro risultato della nostra prima espressione. Andiamo avanti con questa seconda che è aperta la tonda meno 2x chiusa la tonda che moltiplica aperta la tonda meno un mezzo y chiusa la tonda più aperta un'altra tonda meno 2y chiusa la tonda per x più xy più y aperta la tonda meno x chiusa la tonda più 2xy più y per aperta la tonda meno x chiusa la tonda uguale. Questo è il successivo, il numero 130. Allora, come al solito, prima di tutto eseguiamo le moltiplicazioni fra monomi e poi alla fine le rispettive, le eventuali somme algebriche. Meno per meno più 2 per un mezzo, 2 mezzi più 1, quindi 1, x per y e xy, quindi qua abbiamo un xy. Poi, qui abbiamo la moltiplicazione di questi due monomi, attenzione, quindi meno 2 per 1 e meno 2, y per x e xy, più ancora xy, più y per meno x e un più per meno meno, quindi meno xy, più 2xy che già c'è, più y per meno x, più per meno meno, meno xy. Sono tutti monomi simili, aventi parte letterale, tutti quanti xy, quindi monomi tutti quanti di secondo grado. Allora, xy e meno xy sono monomi nullo, 1 meno 1, 0,
abbiamo che meno 2xy e 2xy fa un meno nulla, ma anche xy meno xy se ne vanno. Questo è il risultato, e pertanto 0. Bene, ne vedrei a questo punto un'altra subito, visto che questa era veramente facile, ma abbiamo visto come si risolvono. Bene, vedrei quest'altra, che è un x elevato al quadrato più 7x elevato al quadrato meno 2, aperta tonda, meno x quadro, chiusa la tonda, più 2 che moltiplica aperta tonda, abbiamo un meno 4, chiusa tonda, per ancora x quadro, più abbiamo un 2x elevato al quadrato, meno 2x elevato al quadrato, più un x quadro, meno x che moltiplica, aperta la tonda, 2x, chiusa ancora una volta la tonda, più 4 volte x quadro meno 2 che moltiplica aperta tonda 2x al quadrato chiusa tonda uguale. Anche se ci è invitante fare già delle somme, prima di tutto le moltiplicazioni, poi le somme. Quindi riscriviamo opportunamente x al quadrato più 7x quadro meno per meno più 2 per 1 2, quindi coefficiente 2 x quadro così com'è, quindi più 2x quadro, scriviamolo bene altrimenti sembrerebbe un prodotto, quindi abbiamo, ripeto, x quadro più 7x quadro più 2 volte x quadro, abbiamo parte letterale x quadro, 2 per meno 4 è meno 8, quindi un meno 8 questa volta di x al quadrato, poi abbiamo più 2x quadro meno 2x quadro più x quadro meno x per 2x meno 1 per 2 meno 2 x per x è 1 x alla 1 più 1 quindi meno 2x al quadrato più 4x al quadrato di seguito meno 2 per 2 fa meno 4x al quadrato. Sommiamo tutti questi. Allora abbiamo, apriamo una parentesi, conviene mettere tutti i coefficienti e mettere x quadro come parte letterale, visto che è la parte letterale unica e questo monomio di secondo grado appunto di parte letterale x quadro, quindi abbiamo 1 più 7 più 2 meno 8 più 2 meno 2 più 1 meno 2 4 meno 4 tutto in parte letterale x quadro. Allora 4 meno 4 se ne va, 2 meno 2 se ne va, poi abbiamo un 2 meno 2 che se ne vanno anch'essi, abbiamo che rimane un 1 più 1 2 più 7 che fa un 9 meno 8 1, quindi viene 1 per x quadro, quindi il risultato finale è un monomio di secondo grado avente coefficiente pari a 1, parte letterale pari x quadro, appunto x quadro. Andiamo avanti col quarto esercizio, con la quarta espressione che andiamo a leggere. Un mezzo a al quadrato che moltiplica aperta tonda, meno 4b chiusa la tonda, meno aperta un'altra tonda, meno 7 sesti di a quadro b chiusa la tonda che moltiplica aperta tonda, ab chiusa la tonda, meno un terzo a che moltiplica aperta tonda, meno a al quadrato b, chiusa tonda, che moltiplica un altro monomio, 5 mezzi b, meno a diviso 4, che moltiplica aperta tonda, meno 2b, uguale. Questo è un bravissimo diventa, ovvero un esercizio ritenuto di fiore all'occhiello, probabilmente del capitolo. Molto facile anche questo, applichiamo naturalmente prima le moltiplicazioni, poi eventualmente le somme algebriche, uguale. Cominciamo numero per numero, un mezzo per meno 4, ovvero meno 4 per 1 fa meno 4, diviso 2, meno 4 mezzi è meno 2, a al quadrato sicuramente per b, poi meno per meno più, abbiamo un, attenzione, 7 sesti per 1 è 1 7 sesti, quindi vedete cosa ho fatto, ho moltiplicato questi due, meno 7 sesti, i due coefficienti che si moltiplicano di questi due monomi, uno di grado 2 e l'altro di grado 3, sono 1 meno 7 sesti e l'altro 1, quindi ho moltiplicato meno 7 sesti per 1 che fa meno 7 sesti, per questo meno fuori che è meno 1 va più 7 sesti. Poi, a quadro per a è un a alla 2 più 1, 3. B per b è un b alla 1 più 1, b alla 2, b quadro. Poi, meno un terzo a che moltiplica, meno a quadro b che moltiplica 5 mezzi. Allora, meno per meno più per più, quindi sicuramente un più. Moltiplichiamo un terzo per 1 per 5 mezzi. Allora, un terzo per 1 è un terzo per 5 mezzi è un 5 sesti, perché 5 per 1 5, 3 per 2 6. Poi parte letterale A per A quadro per 1, quindi A per A quadro è un A alla 1 più 2, ancora 3,
B per B è un altro B al quadrato, quindi abbiamo un A cubo B quadro nei due monomi uno di seguito all'altro. Poi abbiamo un meno A alla quarta, o meno A quarti sarebbe meno un quarto A, quindi dobbiamo fare meno un quarto per meno 2, meno un quarto per meno 2 è meno per meno più 2 quarti che sappiamo significabile in un mezzo. A per A è A al quadrato, A alla 1 più 1 per B, uguale. Sommiamo i nostri monomi simili che sono il primo con l'ultimo, e poi abbiamo il secondo con il terzo. Abbiamo da fare quindi un meno 2 più un mezzo di parte letterale, certamente a quadro B, e poi abbiamo 1 più 7 sesti più 5 sesti, avente parte letterale a cubo B quadro. Scriviamo il nostro risultato che è meno 2 più un mezzo. Allora, sappiamo che meno 2 lo possiamo scrivere come meno 4 mezzi, meno 4 mezzi più un mezzo. Avendo lo stesso denominatore, meno 4 mezzi e un mezzo, va a sommare i due numeratori, meno 4 più 1, ovvero meno 3. Quindi viene meno 3 mezzi di A quadro B, ovvero ci è venuto un monomio di terzo grado avente coefficiente pari a meno 3 mezzi e parte letterale pari a quadro B, più 7 sesti più 5 sesti, avendo 7 sesti e 5 sesti, due frazioni con lo stesso denominatore, si possono sommare i due rispettivi numeratori, 7 più 5 fa 12, 12 sesti è 2, 2A al cubo B, quindi un B quadro, ovvero un monomio avente coeficiente pari a 2, parte letterale pari a cubo B quadro, ovvero di grado complessivo pari a 5. Ancora un'espressione, 2 terzi a B, che moltiplica aperta tonda meno 2 a quadro B, chiusa la tonda, meno aperta un'altra tonda, meno un sesto di A al cubo, chiusa la tonda, che moltiplica questo monomio di secondo grado, che è un B quadro, più aperta la tonda, meno un mezzo AB quadro, chiusa la tonda, che moltiplica 3A, più 3 quarti a quadro B, che moltiplica aperta la tonda, 2B, chiusa la tonda. Ancora una volta, prima le moltiplicazioni, poi le somme. 2 terzi per meno 2, più per meno, sicuramente meno. 2 per 2 terzi è certamente un coefficiente pari a meno 4 terzi. A per A quadro, un A alla 2 più 1, 3, B per B quadro e un B alla 1 più 1, 2. Basta fare a mente, non si può sbagliare. Poi abbiamo i numeri meno per meno più un sesto per 1 e un sesto, quindi più un sesto, le lettere A cubo, B quadro, rimangono quelle che ci sono, perché naturalmente anche B quadro è moltiplicata quella parentesi a quel meno. Poi più per meno, più per meno, per più, sempre meno. I numeri. Un mezzo per 3 è senza dubbio un 3 mezzi. Le lettere, ci sono un A, c'è un B quadro e c'è un A. A per A è un A alla 1 più 2, ovvero A quadrato, B quadro rimane B quadro. Più 3 quarti quadro B che moltiplica 2B. Quindi abbiamo 3 più per più, 3 quarti per 2 è un 6 quarti. Ora, 6 quarti è un 3 mezzi, quindi un 3 mezzi, o se no potete scrivere 6 quarti e poi semplificarlo, un 3 mezzi. A quadro, c'è cioè solo a quadro, B per B è un B alla 1 più 2 B quadro. Anche qui ci sono da sommare i primi due monomi che sono simili e il terzo e il quarto che sono simili. Quindi non rimarrà un unico monomio come risultato. Allora abbiamo meno 4 terzi, lo sommiamo a più un sesto di parte letterale A al cubo B al quadrato e poi più meno 3 mezzi. A questo punto meno 3 mezzi a quadro B quadro più 3 mezzi a quadro B quadro sono monomi che sommati ci danno il monomio nullo, perché abbiamo che meno 3 mezzi più 3 mezzi è 0 che moltiplica quadro di quadro, quindi si possono annullare perché sono opposti. Quindi rimane, in effetti rimarrà un unico monomio, visto che questi due si annullano, non l'avevo notato. Qui basta fare un bel minimo comune multiplo, che naturalmente è 6, diviso 3 è 2, per meno 4 è un meno 8. 6 diviso 6 che fa 1, per 1 1, vedete che il risultato, naturalmente che moltiplica la parte letterale che è a cubo b quadro, il risultato evidentemente è un meno 8 più 1 che fa meno 7 diviso 6, che è il nostro meno 7 sesti coefficiente con parte letterale che è a cubo b quadro. Quindi otteniamo un monomio di quinto grado del tipo meno 7 sesti a cubo b quadro. Ancora un'espressione che andiamo subito a leggere, aperta la tonda, abbiamo un meno 5 mezzi b, chiusa la tonda, che moltiplica aperta un'altra tonda, meno b al quadrato, chiusa la tonda, più aperta tonda, abbiamo un meno 4 terzi b al quadrato, che moltiplica chiusa tonda, che moltiplica aperta la tonda, un 5 mezzi b, chiusa la tonda, più un 3 mezzi b, che moltiplica aperta la tonda, b quadro, chiusa la tonda, più aperta la tonda, abbiamo un meno un terzo b al quadrato, chiusa la tonda, che moltiplica aperta la tonda, 3 mezzi b, chiusa la tonda, più aperta la tonda, meno un mezzo b al quadrato, chiusa la tonda, che moltiplica aperta la tonda, 5 mezzi b, chiusa la tonda, più b al cubo. Ci sono già le cose fatte, quindi magari le semplificazioni non si vedono. Andiamo come al solito prima a svolgere i prodotti, le moltiplicazioni fra monomi e poi eventualmente le somme algebriche. Meno
segni, coefficienti e poi le lettere. Meno per meno, più. 5 mezzi per 1, 5 mezzi. B per B quadro, un B alla 1 più 2, quindi B al cubo. Più per meno meno, per più meno meno. Abbiamo 1, 4 terzi per 5 mezzi. Abbiamo 4 per 5, 20. 3 per 2 diviso 6, 20 sesti. Abbiamo che 20 sesti è un 10 terzi, col meno, meno 10 terzi. Le lettere, B quadro per B è un B alla 2 più 1, 3, B cubo. Più per più, 3 mezzi per 1, 3, quindi 3 mezzi per 1, 3 mezzi, quindi più 3 mezzi, B per B quadro, B alla 1 più 2, ancora B cubo. Più per meno meno, per più meno meno. Abbiamo che 1 terzo per 3 mezzi è un 3 sesti, quindi un mezzo, meno un mezzo, B al quadrato per B, e B alla 2 più 1, B cubo. Più per meno meno, per più meno, un mezzo per 5 mezzi è 5 fratto 2 per 2 è 4, meno 5 quarti, ancora B quadro per B, ancora B alla 2 più 1, B cubo. Più il b cubo che è già rimasto dal testo, notiamo come sono tutte somme algebriche, quindi addizioni e sottrazioni fra monomi aventi stessa parte letterale, b cubo, monomi di terzo grado simili. Quindi apriamo una parentesi, scriviamo 5 mezzi meno 10 terzi, più 3 mezzi meno un mezzo, meno 5 quarti più 1. Facciamo un minimo neutro che fra 2, 3, 2, 2, 4 è un 2 al quadrato per 3, quindi è un 4 per 3, 12. Diviso 2, 6 per 5, 30. 12 diviso 3, 4. 4 per meno 10 è meno 40. 12 diviso 2 fa 6 per 3, 18. 12 diviso 2 fa 6 per meno 1, meno 6. 12 diviso 4 che fa 3 per meno 5, meno 15. 12 diviso 1, 12 per 1, 12. Sommiamo le parti positive. 30 più 18 fa 48. 48 più 12 è un 60. Meno 40, meno 6, meno 46, meno 46, meno 15 è un meno 61. 60 meno 61 è meno 1, quindi meno un dodicesimo b cubo è il nostro monomio di terzo grado avente coefficiente pari a meno un dodicesimo, parte letterale pari a b cubo. Andiamo avanti con ancora un'altra espressione che andiamo subito a leggere. Un mezzo x alla quarta più aperta la tonda, meno 3 mezzi x al quadrato chiusa la tonda, per aperta un'altra tonda, 9 quarti di x quadro chiusa la tonda, più aperta la tonda, 2 noni di x quadro chiusa la tonda che moltiplica aperta la tonda, 3 mezzi di x quadro chiusa la tonda, meno aperta un'altra tonda, meno 9 quarti di x quadro chiusa la tonda, per aperta tonda, 3 mezzi di x quadro chiusa la tonda, più aperta la tonda, meno un terzo x chiusa la tonda, che moltiplica aperta la tonda, 9 quarti di x al cubo chiusa la tonda, meno 3 quarti di x alla quarta. Bene, risolviamo come al solito, come sempre, prima andando a effettuare i prodotti fra i monomi e poi le eventuali somme. Quindi riscriviamo per adesso questo 1 mezzo x alla quarta che si somma a questo prodotto, che conviene scrivere il prodotto di meno 3 mezzi per 9 quarti, facciamo tutti i passaggi questa volta. X alla 2 più 2, vedete come ho fatto quel prodotto di questi due binomi di secondo grado. Più, stesso discorso, moltiplichiamo questo 2 noni per 3 mezzi, due coefficienti, e nuovamente abbiamo un x alla 2 più 2. Poi abbiamo un meno 1 più meno 1 per meno 9 quarti. Per 3 mezzi, vedete che abbiamo un monomio a meno 1 di grado 0 che si moltiplica a un monomio a meno 9 quarti di squadro di grado 2 e a un altro monomio a 3 mezzi di squadro di grado 2. Tutto che moltiplica x alla, possiamo mettere a questo punto alla quarta, visto che è sempre x alla, mettiamola alla 2 più 2, ma al prossimo passaggio scriveremo sempre x alla quarta, ci siamo accorti che è sempre come risultato un x alla 2 più 2. Più, anche qui abbiamo un meno 1 terzo, il coefficiente del primo monomio di primo grado, che moltiplica un 9 quarti, l'altro coefficiente, x alla, questa volta, 1 più 3, perché 1 è l'esponente del primo x del primo monomio, 3 è l'esponente del secondo x del secondo monomio, meno 3 quarti di x alla quarta. A questo punto abbiamo fatto questo passaggio per far capire cosa dobbiamo fare, riscriviamo ancora un mezzo di x elevato alla quarta. Allora, meno per più fa meno. Allora, qui possiamo scegliere o semplificare, non si può semplificare niente, visto che è un 3 per 9 è 27. Quando si moltiplicano le frazioni, si moltiplicano numeratore per numeratore, denominatore per denominatore. 3 per 9 è 27, 2 per 4 è 8, 27 ottavi, non si può semplificare. Dx alla 2 più 2, che abbiamo visto essere un x alla quarta. Qui abbiamo che invece 2 e 2 si semplificano, viene 1 qua, mentre 3 e 9 si semplificano, qua viene un 3. Quindi viene un più un terzo. Ancora un x alla 2 più 2, ancora un x alla quarta. Qua abbiamo meno per meno più per più più. Anche qui abbiamo che non si può semplificare niente, viene di nuovo 1
per 9 quarti e 9 quarti. 9 quarti per 3 mezzi, 9 per 3, 27 al numeratore, 4 per 2, 8, a un altro 27 ottavi di x alla 2 più 2, di x alla quarta. Poi rimane meno per più fa meno. Ancora qui abbiamo che 3 con 9 si possono semplificare, qui avanza 3, qua avanza 1, quindi viene un meno 3 quarti di x alla 1 più 3, un x alla quarta, meno 3 quarti di x elevato alla quarta uguale. Bene, a questo punto non facciamo altro che sommare tutti questi termini simili, che sono tutti simili, sono tutti monomi di quarto grado con parte letterale x alla quarta. Quindi andiamo a scrivere. Allora, subito ci accorgiamo che meno 27 ottavi di x alla quarta e più 27 ottavi di x alla quarta possiamo eliminarli perché viene un monomio nullo. Dopodiché abbiamo che rimane un mezzo, poi abbiamo un più un terzo, meno 3 quarti e un altro meno 3 quarti. Tutto naturalmente di parte letterale x elevato alla quarta, uguale. Andiamo a fare qui un minimo comune multiplo, se volete, che evidentemente è 2 al quadrato per 3, quindi 12 diviso 2, 6 per 1, 6, 12 diviso 3, 4 per 1, 4, 12 diviso 4, 3 per meno 3, meno 9, 12 diviso 4, 3. 3 meno 3, meno 9. Tutto naturalmente di parte letterale pari a x alla quarta. A questo punto non facciamo altro qua che scrivere il nostro risultato, che meno 9 meno 9 è meno 18. 6 più 4 fa 10. 10 meno 18 è un meno 8 dodicesimi di x alla quarta. Ma sia meno 8 sia 8, allora meno rimane meno. Naturalmente 8 dodicesimi si può semplificare per 4, sia 8 che 12. Quindi abbiamo un meno 8 diviso 4, 2. 12 diviso 4 è un 3, quindi il coefficiente di questo monomio di quarto grado è certamente meno 2 terzi, x alla quarta, che è quindi il risultato finale della nostra piccola espressioncina. Quest'ultima espressione di questo video, andiamo a vedere l'ultima poi anche del capitolo, l'esercizio numero 147 di pagina 331, andiamo a leggere la nostra espressione, che è 4 terzi x, y quadro più aperta la tonda, meno y quadro chiusa la tonda, che moltiplica aperta la tonda, 4 terzi x chiusa la tonda più aperta un'altra tonda, meno un terzo chiusa la tonda, che moltiplica x, y quadro meno 2x, y quadro. Chiusa la tonda più 2xy quadro più aperta una tonda meno un terzo chiusa tonda, che moltiplica un 2xy quadro più 2 terzi xy quadro più xy quadro. Attenzione che dobbiamo sempre svolgere prima i prodotti e poi le addizioni e le sottrazioni fra monomi simili, però notiamo che qui dentro questa parentesi, cioè, si può fare una somma algebrica fra due monomi che sono simili, perché abbiamo due monomi di parte letterale uguale, ovvero xy quadro. E si possono sommare i coefficienti 1 meno 2 che fa meno 1, quindi xy quadro meno 2xy quadro viene meno xy quadro. Quindi andiamo a riscrivere quel monomio di terzo grado, x 4 terzi xy quadro, e moltiplichiamo più per meno meno per più per meno meno per più meno. 4 terzi per 1 è sicuramente un 4 terzi. Nuovamente x per y quadro, perché qui non ci sono somme di esponenti di basi uguali da fare. Poi abbiamo un, riscriviamo ancora un più. Meno un terzo, lo riscriviamo, e qui, come detto, facciamo questa somma algebrica fra monomi simili, che è xy quadro meno 2xy quadro, che fa, come detto, meno xy al quadrato. Poi abbiamo da scrivere più 2xy quadro da riscrivere, e da fare questo prodotto fra meno un terzo e 2. Meno un terzo per 2 è un meno 2 terzi, naturalmente, di xy quadro, che è la parte letterale che rimane così, più riscriviamo quello 2 terzi xy quadro più xy quadro. Uguale, notiamo che tutto è ricorrente a questa parte letterale xy quadro, che alla fine dovremo sommare i soliti coefficienti tutti con parte letterale xy quadro. Quindi li scriviamo. Va bene, qui naturalmente permettiamoci di mandare via questi due che ci danno un monomio nullo, perché abbiamo una somma di due monomi simili che hanno i coefficienti opposti 4 terzi e meno 4 terzi. Quindi abbiamo che meno un terzo per meno 1 è sicuramente un terzo. Qui ci siamo un po' alleggeriti, naturalmente, e xy quadro di parte letterale. Poi abbiamo 1 più 2xy al quadrato. Abbiamo anche qui, notiamo che ci possiamo alleggerire, perché meno 2 terzi xy quadro, 2 terzi xy quadro sono due monomi opposti, che quindi ci danno un monomio nullo, quindi niente, 0. E poi naturalmente scriviamo 1 più xy al quadrato. Possiamo a questo punto aprire la parentesi e fare un terzo più 2 più 1, tutto naturalmente con parte letterale xy quadro. Abbiamo che
2 più 1 fa 3, quindi in pratica dobbiamo fare un terzo più 3 che moltiplica x, y uguale, facendo un minimo comune multiplo, che è chiaramente 3, diviso 3 è 1, per 1 è 1, più 3 diviso 1 è 3, cioè 3, 9, tutto x, y quadro di parte letterale. 9 più 1 fa 10, effettivamente questo è il nostro risultato finale, che è 10 terzi x, y al quadrato, che è il nostro monomio avente coefficiente pari a 10 terzi, parte letterale pari a x, y quadro, quindi monomio 10 terzi x, y quadro avente grado complessivo pari a 3. Bene, per questo video è tutto, spero che qui di aver trattato nel dettaglio queste espressioni, le abbiamo fatte quasi tutte, naturalmente non le ho potute fare tutte anche per motivi di rispetto nei confronti a chi pubblica questi libri, non mi sembra giusto fare tutti quanti, anche così voi potete avere la possibilità di farne qualcuno voi e da confrontarli con questi che faccio io. Nel prossimo video, seguendo appunto l'ordine, tratteremo le ultime due importanti argomenti riguardanti i monomi, per poi fare dopo una o due lezioni di riepilogo riguardanti le espressioni. Nel prossimo video parleremo di potenza di un monomio. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!